The forces of violence, militant banned organization the Taliban and pro-Al-Qaeda, they want to impose their radical philosophy in Pakistan, and whoever stand against their radical philosophy, they threaten them. When I'm leading this campaign against the Sharia laws for the abolishment of blasphemy law and speaking for the oppressed and marginalized, persecuted Christian and other minority, these Taliban threaten me. But I want to share that I believe in Jesus Christ, who has given his own life for us. I know what is the meaning of cross, and I'm following of the cross. And I'm ready to die for a cause. I'm living for my community and suffering people, and I will die to defend their rights. So these threats and these warnings cannot change my opinion and principles. I will prefer to die for my principle and for the justice of my community rather to compromise against on these threats. A defesa de uma lei anti-blasfémia custou a vida ao ministro das minorias religiosas no Paquistão, um país de maioria muçulmana. Shahbaz Bhatti era o único cristão no executivo de Islamabad, estava sob ameaça de morte, desde que defendeu em novembro uma mãe de quatro filhos condenada à morte por insultos ao profeta Maomé. O ataque foi lançado por vários homens armados contra o carro onde seguia o ministro num bairro da capital. O assassinato deu-se em plena polémica devido às reformas defendidas por Shahbaz Bhatti, entre as quais a lei anti-blasfémia. Allora, buonasera e do il benvenuto a ciascuno di voi in questo luogo dell'avvenimento in piazza. E particolarmente desidero dare il benvenuto, anche se l'abbiamo fatto, e ringraziarlo ancora una volta per la sua presenza tra noi, il dottor Paul Bhatti, perché davvero è un onore averlo qui. Il dottor Paul Bhatti è il fratello maggiore di Shahbaz Bhatti, il politico e ministro pakistano cattolico, unico ministro cattolico, se non sbaglio, in quel periodo, nel Parlamento pakistano, ucciso nel marzo 2011 dagli estremisti islamici per la sua opera di difesa delle minoranze religiose ad Islamabad, in Pakistan, un paese che è prevalentemente musulmano. Questa sera il dottor Bhatti è qui con noi per portarci innanzitutto la sua testimonianza e quella di suo fratello. Vi è stato consegnato, credo, a ciascuno un foglio nel quale abbiamo desiderato innanzitutto che fosse presente il volto di Shahbaz. Si tratta di un articolo che una nostra amica un po' di tempo fa ha scritto proprio su di lui e questo foglio che appunto contiene questa foto è un aiuto anche questa sera ad aver presente in modo vivo, perché è vivo tra noi, Shahbaz, e in questo foglio possiamo anche trovare come aiuto il suo testamento spirituale. La politica era per Shahbaz una vocazione, accolta con la consapevolezza dei rischi che comportava, ma non ha mai accettato di lasciare il suo paese per vivere al sicuro, volendo fino in fondo corrispondere alla chiamata che sentiva di avere ricevuto. Shahbaz si è battuto anche per cambiare la legge contro la blasfemia, che punisce con l'ergastolo, con la pena di morte,
coloro che offendono il Corano e il profeta Maometto. Ma poi, come ci dirà, ecco, ci aiuterà anche il dottor Battì a capire meglio ciò che veramente sta dietro anche a questa lotta, magari, ecco, contro questa legge. Ma soprattutto Shabazz ha lottato per cambiare una certa mentalità che trova radici nei problemi anche di analfabetismo, di povertà, dovuti alla situazione di difficoltà che moltissime persone vivono nel Pakistan. E come lei ci diceva anche, ecco, ad alcuni nostri amici recentemente, diceva: mentre in Italia si soffre una crisi, ecco, che si traduce in alcune limitazioni, nel Pakistan si tratta proprio di sopravvivenza. Il dottor Paul, dopo la morte di suo fratello, è stato spinto a continuare l'opera da lui iniziata, divenendo anche ministro per l'armonia nazionale in Pakistan. Ora, pur non essendo più ministro, prosegue con ancor più forza e determinazione, con sacrificio e con fede, la sua opera e quella iniziata dal fratello, favorendo un grande dialogo, ecco, un grande dialogo con tutti i leader religiosi e curando tali rapporti anche come presidente di un'organizzazione che raccoglie tutte le minoranze religiose del Pakistan. Oggi continua anche la sua professione di medico, perché è un medico il dottor Paul Battì, e si muove tra l'Italia, il Pakistan e tantissime parti del mondo. Dal 2012, quando è stato nostro ospite al convegno di Fides Vita, ci lega un'amicizia profonda, ecco, di cui ci stavamo anche ristupendo proprio mentre stavamo a cena insieme. Un'amicizia continuata in questi due anni è cresciuta e favorita anche grazie alla sua insistente richiesta di pregare per lei, per la sua famiglia e per tutto il popolo pakistano. E proprio con questo recente incontro vissuto con alcuni nostri amici, con Domenico, con Pierluigi e con le loro famiglie, lei ci ha detto di essere stato molto colpito dalla nostra comunità, colpito anche dal nostro modo di pregare, colpito da Nicolino, dalla sua persona, dalla sua fede, dal suo modo di pregare e particolarmente, diceva, dal modo di tenere in mano il rosario, aggiungendo, ecco, che questo proprio le ha ricordato sua madre, che ogni sera quando eravate bambini vi faceva pregare il rosario a casa. E lei diceva, e questo proprio ieri sera pregando con i nostri figli è stato, quello che dicevo prima, un aiuto immenso, no? Nel ripensare a questa sua immagine, a questo suo momento di vita. Lei diceva: non eravamo sempre contenti di farlo perché noi eravamo dei bambini, ma questa cosa ci ha segnato, ci ha radicati e fatti crescere certi e forti nella fede, che è fondamentale, che è tutto per noi. Ecco perché in questi incontri, in questa tessitura di amicizia, la cosa che più ci ha chiesto è stata innanzitutto la preghiera. Perché, come diceva lei, sono certo che valga molto. Dio può tutto. E aggiungeva: io sono molto fiducioso e ottimista che questa ondata di violenza, di terrorismo, che particolarmente coinvolge il Pakistan e tanti altri paesi, possa finire presto, che Dio possa porgli un termine, ma dobbiamo chiederglielo e a farlo in tanti. E quante più persone conoscono e sanno, tante più persone capiscono e pregano. Questo è veramente importante. Ecco perché organizzare, invitare il dottor Battì anche a questo nostro gesto dell'avvenimento in piazza, organizzare degli incontri, delle testimonianze, delle sensibilizzazioni, è proprio per questo, perché il mondo, e il mondo siamo anche ciascuno di noi, sappia e sapendo preghi. Ecco, per questo, dottor Battì, le lascio la parola perché, ecco, ci aiuti e ci faccia realmente conoscere la realtà del popolo pakistano, del popolo cristiano in Pakistan. Grazie.
Buonasera a tutti. È una vera gioia e un onore essere messo a voi per condividere la mia esperienza e la fede che ci lega a tutti quanti noi. Colgo l'occasione per ringraziare tutti gli amici di Fides Vita e in maniera particolare il loro amore e le preghiere che recentemente e sempre anche prima hanno fatto per il Pakistan e in maniera particolare per mia famiglia e per me, che queste volte, questi recenti mesi eravamo in alcuni pericoli. Questo ci lega non soltanto con una fede comune, ma lo sento partecipe di quella missione che ho intrapreso dopo l'assassinio di mio fratello, che è protezione dei più deboli in Pakistan, per una giustizia sociale e per libertà religiosa. Di qui continuiamo a farlo e io come professione ho parlato prima che sono medico, ho fatto missionario molti anni in Pakistan, però dopo ero tornato in Italia dove ho lavorato in vari ospedali. Siamo cresciuti in una famiglia con una tradizione cattolica, eravamo 6 fratelli, una sorella, 5 fratelli, adesso siamo 4 dopo l'assassinio di Shabazz. Allora abbiamo vissuto tutti i riti e tradizioni della famiglia cattolica, cristiana che possa essere. Di qui si parlava prima di Rosario, è vero che noi da piccoli sempre abbiamo visto il Rosario, abbiamo visto sempre incontri di preghiera, che questo ci incoraggiava e più che altro la famiglia è stato trasmesso un messaggio sempre a tutti noi di aiutare i più deboli, aiutare chi ha bisogno. Infine noi tutti quanti lavoravamo insieme anche la parrocchia. Quando eravamo piccoli ci era stato dato un piccolo libretto di cui si segnava le cose che facevamo per aiutare gli altri. Allora chi lo faceva, infine il parroco lo contava, chi lo faceva di più lo veniva anche premiato. Allora era una specie di incentivo vivere in una comunità di dove cristiani noi e potevamo aiutare gli altri, un messaggio che veniva dato. Il fratello più piccolo, che era Shabazz, ha intrapreso questo messaggio in maniera molto profonda e ha dedicato sua vita fino al fondo. E infine, quando lui era anche studente, per lui il problema principale in Pakistan che vedeva una ingiustizia sociale, i poveri che venivano in qualche modo maltrattati, le persone che venivano accusate falsamente, persone che erano discriminate per la loro fede. Per lui questa cosa spesso non capiva, domandava spessissimo a noi. Aveva 13 anni quando aveva cominciato una piccola associazione per la difesa dei più deboli. Io ancora mi ricordo che lui a Natale, a Pasqua, preparava un carrello con le mucche e poi andava per le strade chiedendo i fondi e dando alle persone che avevano più bisogno, agli orfani, alle vedove. E a noi un pochino ci faceva anche ridere, però c'era una profonda convinzione sua che dopo si è cresciuto, ma non che abbiamo visto a crescere a lui. Infine, quando è andato all'università, e questa cosa l'ha preso molto di cuore, e lui ha formato una propria associazione nominata Liberazione dei Cristiani, Frontiera per Liberazione dei Cristiani. Allora è quel momento che, quando ha formato questo, io e mio padre eravamo molto preoccupati, in quanto il nostro obiettivo principale era che lui andasse avanti con i suoi studi, che non magari queste cose qua politiche o in qualche modo umanitarie distraggono dal suo cammino principale. Per mio padre e per me anche era che lui si laureasse e prendesse una laurea, una professione e dopo facesse quello che vuole. Però come era ancora studente,
Allora, noi abbiamo più volte parlato e lui diceva non mi preoccupate, io continuo a fare tutte e due cose. Infine, lui chiedeva anche i soldi delle volte all'extra per varie scuse, perché cercava di aiutare i suoi colleghi, i suoi studenti, i suoi amici, o faceva queste piccole attività di questa sua associazione. A noi abbiamo imposto una condizione, che noi ci interessa che fine mese o fine ogni semestre vogliamo vedere progressi in studio. Se tu riesci a dare un progresso in studio, allora puoi continuare, se no non puoi continuare questa tua associazione. E lui è stato molto bravo, infine che delle volte abbiamo dubitato che come fare tutte e due cose. Però in quel momento avevamo cominciato a capire che lui ha qualcosa di particolare nella sua vita, qualcosa che viene aiutato da tanti. Lui è da molto giovane che non c'era nessuno, nessuno nel senso che non aveva una carica politica, non aveva una carica sociale, era un giovane di 20-22 anni quando venne accolto delle personalità importanti. Noi abbiamo avuto un partito, il Partito Popolare Pakistano, di cui il capo era una donna, Benazir Bhutto, che era una donna di altissimo livello sia politico della famiglia. Shahbaz aveva 22 anni quando lei chiamò a mio fratello di dialogare con lui per portare libertà religiosa in Pakistan, per portare democrazia in Pakistan, e noi siamo riusciti, siamo veramente colpiti che abbiamo visto un giorno che lui pranzava con Benazir e poi il giorno successivo e lei ha parlato dei cristiani, ha parlato di convivenza tra i musulmani e i cristiani. Tantissimi estremisti hanno visto una cosa molto negativa e sono state fatte gigantografie in maniera negativa, caricature di questa donna dando un rosario in mano, che Benazir si è convertita in cristianismo. E questa era la sua capacità di convincere e lasciare l'influenza alle persone più grandi anche quando era piccolo. Perciò lui, e dopo a un certo punto, ha dichiarato che sua vita e lui ha dedicato a Gesù Cristo. Abbiamo a certa fase di sua età abbiamo visto anche che lui sistemasse, sposasse. Mio padre era, come tutti i genitori, erano preoccupati per questo, e lui questo si negava continuamente dicendo che lui sua vita ha dato Gesù Cristo. E poi gradualmente aveva delle minacce anche della morte. Perciò non voleva, mi diceva spesso che non voglio lasciare gli orfani, i bambini o magari i vedovi, le donne, perciò io sto bene così. E questo ci dava veramente una preoccupazione, e mio padre in un periodo ha vissuto con molta preoccupazione questa cosa qua, in quanto amore paterno, materno o fraterno, noi ci collegava, vedeva in altro senso perché non volevamo perderlo. Però penso che a un certo punto abbiamo visto, abbiamo conosciuto che questa sua vita proprio lo seguiva Gesù Cristo. E anche se io non ho capito quel momento lì, però dopo mi condivido alcune cose che lui lo faceva. Lui spessissimo mi diceva che non coinvolgimento è una realtà dove ci richiede la nostra testimonianza e nostra figura non è un'opzione, è il nostro dovere di essere cristiani e aiutare gli altri. Perciò forse in quel momento non lo capivo, ma ho capito dopo. Quando, dopo il suo assassinio, che io ero in Pakistan, prima del suo assassinio, lui quasi un paio di mesi prima mi chiamò in Italia, che io alcuni mesi prima di questo lo chiamò a lui e qua, e cercavo di convincerlo che lui debba stare qua più, non deve più andare in Pakistan perché sua vita è in pericolo. E lui mi, in quel momento, chiedesse due domande: che chi dice che in Italia non si può morire? Seconda cosa, mi diceva che tutta la gente qui, ho sempre dato una testimonianza di Gesù Cristo e io sono fedele a quello che dico, perché questa è la Bibbia, questa è la Gesù, che è dire e fare, se no tu non rientri nel regno di Dio, tu devi dimostrare praticamente. E lui dice che rimane a sua parola, fedele alla sua parola fino a fine.
E poi non mi ha sentito e è tornato in Pakistan. E prima di questo ha visto il primo ministro canadese, che una delle dichiarazioni che ha lasciato il primo ministro canadese è la stessa cosa, che anche lui ha detto che noi abbiamo sentito tua vita è in pericolo, noi possiamo darti una cittadinanza canadese e anche dare, diciamo, tutte le possibilità che qua, ti poggiamo qua, tu lavori da qua. E lui ha rifiutato, ha detto che io mia gente non lo posso lasciarlo. Poi mi chiamò un mese prima di suo assassinio, mi fa una telefonata, mi ha detto che devi venire in Pakistan a lavorare. Ma io prima ho capito che deve venire in Pakistan per fare una visita, perché spesso mi chiamava, ha detto che venite a trovarci, allora io non lo promettevo sempre, andavo o non andavo, però questa volta ha detto no, devi lasciare tutto e venire in Pakistan. Allora io sorridendo ho detto che mi stai chiamando dal paradiso all'inferno. Allora lui dopo mi dice che guardi strada di paradiso, parte dal Pakistan, perché tu devi aiutare i nostri cristiani sofferenti, tu stai bene lì, però questa non è la vita, perché aiutare qua con me. E io quel momento non ho visto, cioè non ho neanche messo in considerazione, ho considerato come scherzo, ho continuato la mia vita. Il giorno che io ho sentito la notizia di suo assassino, che stavo andando al lavoro a Treviso, e io sono rimasto molto scioccato e anche molto arrabbiato, in quanto contro il Pakistan io assolutamente non volevo sapere nessuna cosa. Io dicevo, questo paese dobbiamo dire rivederci per sempre, portare mia madre e il resto della famiglia in Occidente, Europa o Canada, è un paese che non merita, perché che ha tolto nostro fratello. Allora io ho preso due camicie, una piccola borsa, sono andato al funerale con speranza di finire tutto quanto in 10 giorni e tornare in Italia. Quando sono arrivato lì ho visto una folla di gente, ho visto della gente che apparteneva a tutte le fedi, gente musulmana, gente cristiana, gente dalla religione indù, sikh, e persone di tutto il ceto sociale, sia i politici, vescovi, religiosi, imam delle moschee, che ho visto piangere per lui, e addirittura tantissimi cristiani che lui faceva la guida, veramente qualcuno lo pensava di suicidarsi. Ho visto queste scene, era incredibile. E poi questa gente in qualche modo chiedeva a me che chi seguirà dopo di lui e sua missione. E io che ero partito con una convinzione di non stare più in Pakistan, qualcosa mi è cominciato a cambiare lì. Io sono andato, per tornare dopo 10 giorni, io sono rimasto poi sempre lì. Infine, per mia vita è stato un cambiamento importante, e anche direi che in qualche modo radicale, oltre che ho lasciato la mia professione quel momento e ho preso la carica del ministro, ma quando ho preso carica del ministro, quel momento è stato un vero, diciamo, vera realtà, una realtà che ho affrontato. Qui ho conosciuto veramente chi era Shabazz. Io conoscevo prima come fratello minore, lo sgridavo, avevo quella relazione che possono avere due fratelli insieme, lo dicevo anche, non lo condividevo, ma non lo conoscevo veramente la profondità di suo, diciamo, sua convinzione e di suo amore per Gesù Cristo. Io condivido un esempio: le primissime volte che sono andato al ministero, io di formazione sono chirurgo, ho vissuto una vita molto bella, con un benessere di certo livello e anche di un ceto sociale che io mi tenevo così, probabilmente era una cosa che era del momento. Mi vado il ministro un giorno, il ministero che ero, vengono una fila di gente. Di qui arrivano alcuni tipo barboni che bussavano da lontano e sono entrati, uno mi ha abbracciato subito. Io veramente sono rimasto scioccato, perché io come anche chirurgo ero
già lo davo appena appena a mano una persona, uno che bussava da lontano così, cioè mi è sconvolto. Io l'ho chiamato le persone del ministero, gli ho detto che cos'è questa cosa, questa gente ti entra, ti braccia, cosa questa. E loro mi hanno detto che questi sono amici di tuo fratello. E io mi sono offeso, amici di mio fratello, non è possibile. Loro hanno detto no, erano questi che lui lo aveva lasciato, detto al ministero che possono entrare quando vogliono. E loro entravano, lo abbracciavano e lui lo abbracciava così. E io quando vado a casa e mia madre ha detto com'è andata la giornata, io le ho contato questa cosa qua. Lei sorridendo mi ha detto che è vero, e lui proprio questo che lo praticava, perché lui nella Bibbia, come diceva, che in questa la figura, che possa anche essere immagine di Gesù, che lui questi barboni, questi poveri, questi mendicanti, questi marginati, lo abbracciava. Forse non lo abbracciava a uno di certo livello, però questo lo faceva con la convinzione. E subito dopo c'era Pasqua. Allora un giorno mi vengono a vedere e persone del ministero, preparano dei regali, mi portano un conto e mi dicono che domani dobbiamo andare in prigione. Ma io l'ho detto, per che cosa fare? Allora ho detto che dobbiamo portare i regali, dobbiamo celebrare la messa in prigione. E io quel momento avevo, anche se lo sapevo che ci sono persone che devono essere aiutate, ma quando vedi un prigioniere, in determinato modo vedi che magari qualcosa di criminale questo ha fatto, vedi un po' lontano. Andare in prigione e vedere dei prigionieri per me era una cosa un po' strana. Però questo era anche, lui aveva creato proprio una chiesa in prigione, di cui ogni festa lo celebrava Santa Messa, andava a portare dei regali di Natale e di Pasqua e viveva a pranzo con loro. Allora questa era una seconda cosa che lui proprio lo seguiva come cammino di Gesù, vedere dei prigionieri insieme. Dopo abbiamo continuato altri anni. E queste sono state delle cose che mi hanno fatto riflettere quanto profonda sua vita nelle sue azioni, anche quotidiane che c'erano. Poi sono stato in stanza sua, ma è una stanza semplice. Io mi ricordo che quando andavo in Pakistan e lui mi lasciava una stanza nel suo ufficio, io non ho mai visto una stanza, e nella sua stanza erano un tappeto dove c'era immagine di Gesù Cristo, Madonna e il Rosario, era una Bibbia, e questo era tutto nella sua stanza, non c'era nulla, pensavamo di trovare chissà cosa, ma non abbiamo trovato nulla, era una cosa semplicissima, era un appartamento in affitto, perché tutti i ministri in Pakistan e anche altre parti del mondo avevano delle case e anche altri, diciamo, benessere, ma lui non ha avuto veramente nulla, anzi il suo affitto ho dovuto pagarlo io dopo, quando sono andato lì. Perciò lui ha vissuto una vita veramente semplice, pur apparentemente pareva una persona molto curata, una persona che ci teneva alle cure, però la sua vita interna era semplice, che lo seguiva Gesù Cristo. Io queste cose qua mi hanno colpito profondamente. Io non ho avuto, diciamo, preparazione e sua fede come ha voluto lui, come ha vissuto lui, come ha dedicato lui sua vita. Però ho imparato tantissime cose, di qui una cosa che ho imparato, che vivere in una comunità così, quando tu segui la croce di Gesù Cristo, quando segui la fede, non hai più paura prima di tutto. Seconda cosa, benessere che io avevo prima, che qui era una specie di schiavitù, che se più lo avevi più lo desideravi. E non ha più senso questo, l'aiutare i più deboli, i più bisognosi, quella soddisfazione che ti dà è grande. Noi abbiamo continuato sua missione di portare giustizia sociale in Pakistan, di aiutare i più deboli, di aiutare quelli cristiani che sono perseguitati per la loro fede. In Pakistan noi stiamo attraversando un periodo particolare dove estremismo, terrorismo, fanatismo, discriminazione religiosa ai livelli altissimi della storia. E tantissime persone sono vittime di violenza, bambini. Parlavo con amici prima, che noi abbiamo tantissime scuole dove
le persone, specialmente i bambini, vengono fatti i lavaggi di cervello e vengono trasmessi il messaggio, una ideologia, morire e uccidere in nome di religione. In quanto anche Islam, che lo vediamo giorno oggi, e anche che l'ho studiato io Islam, non è questo. L'Islam è chiaramente detto che l'uccisione di un uomo è uguale all'uccisione di intera umanità. Perciò questo è il messaggio di Islam. La gente che in qualche modo prende diciamo in mano l'insegnamento di Islam, penso che sta manipolando questa cosa qua. Poi abbiamo visto tantissimi casi di blasfemia, di cui famosa donna Asia Bibi, di cui viene parlato spessissimo nei giornali e in vari paesi del mondo. Però dobbiamo ricordarsi che nella comunità musulmana ci sono dei quegli eroi, ci sono delle quelle personaggi importanti che hanno dato la loro vita sia per la libertà religiosa che per la difesa dell'uomo. Proprio per Asia Bibi, che ha perso la vita, è stato governatore di Punjab, che era un musulmano di alto ceto socioculturale, un musulmano molto fedele, però ha visto che c'era giustizia con questa donna cristiana e lui si è andato a non trovare solo la prigione, ha mandato un messaggio molto forte ai talebani o agli estremisti che lui non vuole un Islam così, non si piegherà mai fronte a una determinata ideologia. Questa è la donna, deve essere aiutata, e gli hanno dato minacce di morte, gli ho detto che non mi interessa, ma io non mi ritirerò mai difendere questa donna. Infine, dopo tutte queste minacce, anche date a, diciamo, sia nei giornali, notizie, sulla televisione, e lui è stato ucciso dalla sua guardia di corpo stesso, però lui anche è rimasto fedele a difendere. E allora bisognerebbe ricordarsi che anche nella comunità musulmana abbiamo di quegli eroi, quelle persone che abbiano un ideale di libertà religiosa, di rispetto di uomo, che va onorato. Noi stiamo promuovendo dialogo interreligioso, libertà religiosa nel mondo, di cui queste figure che vengono coinvolte, devono essere coinvolte in modo tale che il mondo possa vivere pacificamente in una certa armonia. Poi io nella mia carriera di ministro ho visto una bambina falsamente accusata di blasfemia. Normalmente succede che quando un personaggio, specialmente cristiano, viene accusato di blasfemia, tantissime volte sono delle accuse false per gli scopi personali, e quando viene fatto questo il messaggio viene inviato a tutti gli estremisti che in qualche modo si uniscono e poi attaccano le comunità cristiane, e finché sono successi dei casi che hanno bruciato interi villaggi, hanno bruciato le persone in ira perché hanno insultato la loro religione. E lo stesso era programmato per questa cosa bambina che è stata accusata, e poi il messaggio è stato inviato che cristiani hanno insultato il profeta, hanno insultato il Corano, perciò tutti questi estremisti sono venuti in migliaia perché volevano uccidere tutti i cristiani che vivevano in quella zona lì. Io dopo la mezzanotte che ho ricevuto il messaggio da un cristiano che stava dicendo che noi siamo attaccati, tra poco ci uccidono tutti quanti, io subito mi attivo con forze di ordine, vado a parlare con il Presidente della Repubblica, e poi abbiamo visto che la storia era vera, erano tantissimi estremisti che stavano accumulando lì. Mattina dopo era venerdì, allora in Pakistan stanno, in questa Islamabad dove vivevo la città, e sono quasi centinaia di moschee da qua, la periferia di Islamabad, di qui ventina principali grandi che ospitano da 5 a 10 mila fedeli lì dentro. Allora succede che durante il messaggio, durante la preghiera di venerdì, se veniva dato questo messaggio, ora magari questi qui senza pensare venivano attaccati la comunità cristiana. I cristiani stavano lasciando le loro comunità piccole, stavano andando correndo in altre parti per avere, diciamo, la protezione, e perché erano terrorizzati che dopo la preghiera di venerdì verranno attaccati.
Abbiamo accumulato forze di ordine, per tutte queste forze di ordine continuavano a dire che bisognerebbe, che bisogna farla qualcosa, che questa non succede nelle moschee. Allora in quel momento io, credendo sulla mia fede e credendo che questa è una cosa che va comunque discussa con i musulmani anche, sono andato nelle moschee di Islamabad. Anche se tantissimi mi dicevano di non andare perché provocava una reazione contraria, invece io ho avuto una reazione molto positiva. Infine, quando abbiamo parlato, tutti i imam delle mosche sono riuniti, allora hanno deciso che nessuno parlerà, diciamo, contro questa bambina, contro la comunità cristiana, finché non abbiamo prove. Di conseguenza è stata fermata questa, diciamo, violenza che è stata programmata sulla malafede. Non solo questo, abbiamo avuto anche delle persone che dopo hanno seguito la causa e il discorso lungo, ma comunque non solo la bambina è stata rilasciata in maniera pacifica e anche con tutte le, diciamo, accuse che ha fatto, perché è stato fatto la sua causa in corte di primo grado, poi loro hanno fatto appello a secondo grado, poi a corte suprema, poi corte suprema hanno chiesto la revisione del caso, che in tutti i casi abbiamo dovuto seguire la cosa con gli avvocati musulmani, che siamo riusciti ad avere una giustizia positiva e in maniera abbastanza, diciamo, onorevole, e questa bambina che si è uscita. E del resto questo imam, che è stato accusato di blasfemia, che ha fatto lui falsa accusa, è stato messo in prigione, ma in questa è stata la prima volta nella storia del Pakistan. Questo vuol dire che c'è un spazio tra musulmani e cristiani, c'è possibilità di dialogo, possibilità di convivere insieme in maniera pacifica. Oggi noi stiamo affrontando una serie di problemi in Pakistan, stiamo affrontando che c'è una parte la povertà, una parte povertà estrema fa facile le vittime di cui i bambini vengono colti perché non hanno possibilità di studiare, ora vengono presi da questi estremisti che impongono la loro filosofia radicale, da dare un messaggio di odio, di discriminazione, lavaggio di cervello, uccidere, nome di religione, prendere in mano l'insegnamento di religione, che non è religione che dice così, anche uccidere è stato condannato anche in Islam. Però noi stiamo affrontando questa realtà, di qui una società intera è sotto, diciamo, pericolo imminente. Oltre a questo, noi abbiamo problemi di insegnamento. In alcune scuole viene insegnato odio verso i cristiani, verso altre religioni, e questo bambino che cresce con nessun'altra ideologia, soltanto una ideologia che resta solo i musulmani che devono avere la ragione, il resto delle religioni sono tutti i loro nemici e devono essere uccisi, e loro non hanno avuto nessun altro insegnamento. Perciò questi bambini infine si fanno fare kamikaze, e ci sono delle mentalità dietro, ci sono delle ideologie dietro che questi bambini vengono usati. Adesso ultimamente abbiamo saputo che c'è anche un commercio in alcuni paesi, che questi bambini vengono venduti per fare kamikaze, vengono cresciuti in determinate realtà e si vendono a una determinata cifra fare dei attacchi terroristici. Allora noi stiamo cercando che questo insegnamento, formazione di questi kamikaze, si finisca. Si finisca quelle accuse false di cui persone povere, persone innocenti vengono sono vittime, tipo Asia Bibi o tipo quella bambina che abbiamo liberato. Perciò attualmente prevenire o magari aiutare la comunità più debole, più perseguita in Pakistan, abbiamo bisogno di preghiera vostra, abbiamo bisogno di essere uniti, perché questo non è un problema solo del Pakistan, non è un problema di Afghanistan, è un problema che credo dell'intero mondo. Se una zona tipo quella del Pakistan e di Afghanistan viene portata alla pace, sarà un grande contributo per la pace del mondo, sarà un grande contributo per una armonia religiosa del mondo, sarà un grande messaggio
per la nostra fede, perché noi non vogliamo, diciamo, rinforzare o imporci la nostra fede agli altri, però con la nostra fede vogliamo dare l'esempio di rispetto e dignità di uomo, quello che faccio io, quello che fanno i miei collaboratori, quello che stiamo chiedendo di fare insieme a voi questa cosa qua. Perciò adesso io credo, io ultimamente sono andato in giro a varie parti del mondo, sono stato Stati Uniti, sono stato Canada, sono stato Francia, sono stato Spagna, Germania, abbiamo cercato di dare questo messaggio che è un problema, è importante che questa divisione che il mondo sta facendo sulla base di religione venga in qualche modo bloccata, che noi dobbiamo lavorare per libertà di uomo, per libertà religiosa. Uno può, è libero di credere e anche di non credere, però noi dobbiamo rispettare come essere umano, e questi diritti vanno rispettati, e questi diritti vanno rispettati anche non soltanto con violenza. Non è, come parlavamo prima, una tolleranza delle volte viene considerata la debolezza. Ma adesso mi viene in mente alcune frasi di Martin Luther King, che lui diceva che l'odio fa nascere l'odio, odio non può essere vinto di odio, odio può essere vinto solo di amore, come il buio può essere rimosso solo dalla luce, il buio non può, diciamo, eliminare il buio. Perciò lo stesso, l'odio non può rimanere, noi non possiamo, diciamo, dimostrare l'odio per la nostra fede, il nostro amore. Noi possiamo dare questo messaggio di, diciamo, di pace e di amore, che infine io penso che questo è lo strumento più forte che abbiamo, e anche la preghiera, anche il rosario che lo diciamo, io credo che questo è il nostro strumento più forte per portare la pace al mondo, per fare il contributo della nostra fede nel resto del mondo. Io vorrei, se qualcuno fa la domanda, così di parlare. Io ne approfitto un attimo, intanto ringraziandola di quello che già fino adesso ci ha testimoniato, ci ha insegnato. E ascoltandola, ecco, mi emergeva proprio questo, no? Il fatto che, ecco, prima diceva, dopo quello che è accaduto a mio fratello, io mi sono accorto di, ecco, magari di non conoscere, di non conoscerlo così nel profondo. Di non conoscere ciò che, ecco, chi animava, ecco, ecco, come presenza proprio, ecco, viva nel profondo Shabbat, per quanto, ecco, senza nulla togliere a tutta l'esperienza vissuta fino a quel momento, però c'è stata una svolta. Quello che mi colpiva proprio ascoltandola e avendo avuto già l'occasione di incontrarla, ecco, quasi 2 anni fa, è proprio quella di vederla come un uomo in cammino. Ecco, come a distanza anche di questo tempo ho ascoltato la testimonianza di un uomo in cammino, ed è veramente semplice, ecco, mi stupivo ascoltandola proprio, ecco, di questa semplicità, della semplicità di chi, mettendosi in discussione e facendo tutto il cammino umano, arriva poi anche a fare delle scelte, anche delle scelte come quelle che lei ci ha condiviso, fino al fatto di, ecco, di girare il mondo intero, di lasciare quel lavoro, di lasciare magari, ecco, quel lavoro che anche prima ci condivideva essere anche un lavoro molto redditizio. Ecco, glielo chiedo per... ha già pienamente risposto a questo, perché ha già pienamente risposto, ma sapendo proprio, ecco, la vita comunque anche di tanti amici, ma a partire proprio dalla mia, le chiedo se può, magari, ecco, se, insomma, se può farlo, di starci ancora un po' dentro questo proprio percorso umano, no? Perché magari quando lei, ecco, prima diceva, ecco, anche di sua moglie, di sua figlia, perché tante volte ci giochiamo, no? Il tutto, ci perdiamo dentro quelle che sono proprio, ecco, delle, ecco, questi fatti spiccioli della vita quotidiana, che
che magari non hanno la portata per molti di noi, ecco, come ecco, fatti simili a quelli che lei si trova a vivere, ma che di fatto lei ha una moglie, ha una figlia, ecco, di questo percorso umano che va vissuto sempre fino in fondo, che poi inevitabilmente, perché ce l'ha detto, abbraccia poi anche chi ci sta vicino. Se magari ce lo può anche condividere, io le sarei molto grata, perché so che ecco, questa semplicità non si inventa, cioè uno è semplice quando ecco, si attiene sempre ai fatti e li vive fino in fondo. Però se può anche condividerci un po' come questo l'ha vissuto anche con sua moglie, ne saremmo felici, io ne sarei grata, le sono grata. Sì, ma era una cosa che personale, che parlavo con lei prima che mi ha fatto la domanda, che se è una famiglia. Sì, l'ho detto che è una figlia di 14 anni e una moglie che vivono in Pakistan. Io quando ho preso carica dal ministro, allora lo sapevo che nostra famiglia era molto a rischio, in quanto dopo l'assassinio del Shabazz, chiunque lo seguiva la sua missione era a rischio. Allora tantissimi temevano che mia vita anche possa essere in pericolo, che ce lo era o lo è anche, io credo. Allora noi abbiamo vissuto in determinato modo in una casa dove era iperprotetta, una casa con molte guardie di corpo. Perciò una bambina che si spaventava ogni volta che vedeva questi 25 guardie di corpo, se andavamo anche a passeggio e questi si avvicinavano, e questa è stata molto traumatizzata. Poi infine il fatto che lei aveva una protezione incredibile, perché i figli sono molto importanti per gli estremisti o per la gente, tantissime volte ricatta con i figli. Allora lei, quando doveva andare a scuola, a un certo punto abbiamo lasciato che lei vada molto lontano da dove vivevo io. Io ho dovuto, diciamo, abbandonarla per un lungo periodo. Vedevo dopo una volta al mese o di nascosto, magari andavo sabato, domenica in un altro albergo. E poi infine io pensavo che se aiutavo i figli di altri, aiutassi con mia figlia propria. Allora questa era una cosa che mi dava soddisfazione. Una parte, quello era rimorso di coscienza o magari responsabilità che avevo verso di loro, in qualche modo mi tormentava. Per lo stesso momento, pensando che sto aiutando tante altre persone che senza questo aiuto avrebbero sofferto molto, mi compensavo, e questo mi rilassava. Grazie. Allora, se non c'è qualche altra domanda, c'è qualche altra domanda? Io ecco, desidero ancora condividerci ecco, un ulteriore aiuto, perché da quello che abbiamo ricevuto attraverso la testimonianza di Shabazz e attraverso la sua testimonianza, Paul, abbiamo, perlomeno questa è la mia esperienza di questo momento, ho potuto sentire di più che cosa significa essere suoi, essere di Cristo. Ed è un desiderio, ecco, che mi è cresciuto durante questo incontro, quello di poter ecco, proprio lasciarci aiutare da quanto abbiamo voluto, ecco, segnasse questi giorni di avvenimento in piazza. Cioè, quello che ho ricevuto da queste vostre testimonianze confermano ancora di più, ecco, le parole di San Gregorio, che abbiamo voluto segnassero proprio questi giorni, e desidero riprenderle insieme, chiedendo a ciascuno di voi, magari nonostante l'orario, di avere la carità verso la propria vita, di ascoltare e di riceverle queste parole, proprio per quello che portano. E che potete oltretutto trovare proprio nel volantino, perché ecco, abbiamo voluto riportarle nella parte interna del volantino. Che tirannide è questa? Sono entrato nella vita, bene, ma perché sono sballottato dai marosi della vita? Dirò una parola, certo audace, ma ugualmente la dirò,
Se non fossi tuo, avrei subito un'ingiustizia, Cristo mio. Siamo generati, abbiamo fame, ci saziamo. Ho sonno, mi addormento, mi sveglio, cammino. Siamo ammalati, siamo in buona salute, piaceri, sofferenze. A suo tempo godere del sole, dei prodotti della terra, morire, marcire nella carne. Questa è pure la condizione delle bestie, che sono certo prive di nobiltà, ma ugualmente di colpa. Che cos'ho dunque io in più? Nulla, tranne Dio. Se non fossi tuo, avrei subito un'ingiustizia, Cristo mio. La genialità e il fascino di queste parole scaturiscono dalla loro capacità di descrivere e far dire con un'immediatezza disarmante la condizione dell'uomo, dell'esperienza umana senza Cristo. Gregorio riconosce che la vita è buona. Sono entrato nella vita, bene. Ma che cos'è la vita per chi non incontra e non riconosce Gesù? Una tirannide risponde immediatamente: ma come? La vita non è bella di per sé? Certamente nella sua origine, nella sua prima percezione originale, sembra dire Gregorio. E questo mi permetto di dire che vale per ciascuno di noi, ecco, per ogni uomo, dall'uomo che abita in Pakistan, che vive nel Pakistan anche in queste condizioni, come per ciascuno di noi qui in questo parco questa sera. Ma poi arrivano le ondate, e arrivano per tutti, i marosi, che la sballottano pesantemente, e la vita risulta una tirannide, fatta di una ciclicità di eventi e di bisogni, senza fine e senza senso. Aver fame, saziarsi, per poi avere fame di nuovo e allora mangiare ancora. Avere sonno, dormire, svegliarsi, per poi avere sonno di nuovo e via che si ricomincia. Star bene e stare male, ammalarsi e guarire, piaceri e dolori che si succedono. Si nasce, magari si gioisce della luce del sole e delle buone cose che produce la terra, però poi si muore e si va sottoterra a marcire. Non ti va bene? Assolutamente no, risponde con forza Gregorio. E questa sera, ecco, non è soltanto San Gregorio che dice questo, ma dalla vostra testimonianza, dalla sua e da quella di suo fratello, è evidente che questo assolutamente no è anche la vostra risposta a questa domanda. Non vi va bene? Questa vita andrà bene per gli animali, ma non per me. Questo ho sentito questa sera. Perché non siamo animali e non possiamo accontentarci di una vita da bestie. E ognuno di noi questa sera a questa domanda che cosa risponde? Dobbiamo uscire da questo incontro con questa domanda viva. Ed in questo momento, ed è in questo momento che San Gregorio, proprio in questo punto, a questa domanda, in maniera commovente, fa emergere tutta la certezza del suo cuore attraverso questa struggente affermazione che abbiamo voluto riportare, che vedete qua. Se non fossi tuo, o Cristo mio, avrei subito un'ingiustizia. Gregorio utilizza un periodo ipotetico, non perché la presenza di Cristo e il fatto di appartenergli siano per lui un'ipotesi, ma perché gli serve a far sentire con più forza, a farci sentire con più forza la realtà di questo avvenimento che in lui è una certezza. Ecco, per un'ipotesi non si può dare la vita. Come ha fatto Shabazz e come continua a fare il dottor Paul. Per un'ipotesi è impossibile compiere delle scelte così, per una certezza sì. Senza Cristo,
Senza la redenzione operata da Cristo, non vi sarebbe nessuna differenza tra l'uomo e la bestia. Ecco, i testimoni di questa sera non hanno accettato questo per la loro vita. Sarebbe un'ingiustizia se non ci fosse la presenza di Cristo e se la nostra vita non appartenesse a Lui. Ecco, dopo aver ricevuto questa testimonianza, ci verrebbe da dire che cos'è questa ingiustizia? Perché se ci fermiamo superficialmente potremmo dire che l'ingiustizia è stata, perché poi chiaramente lo è anche, il fatto che Shabazz sia stato assassinato, sia morto, magari operando del bene. Oppure, ecco, un'ingiustizia potrebbe essere quell'ingiustizia sociale che faceva soffrire tantissimo Shabazz, per cui poi, ecco, si è messo proprio in moto. Ecco, e rimane questo vero. Ma San Gregorio e Nicolino, che ci ha aiutato a capire di più questo tratto, anche questa poesia di San Gregorio, ci aiutano ad andare ancora più nel profondo. Ci aiutano ad andare ancora di più alla radice e a vedere che questa ingiustizia, che si tratta di un'ingiustizia, non in rapporto a quello che noi stabiliamo delle cose, a quello che noi vorremmo fossero le cose perché le stabiliamo noi e se non sono come lo diciamo noi è un'ingiustizia, ma si tratta di un'ingiustizia in rapporto alla natura umana e al bisogno più profondo dell'uomo. Ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te, afferma Sant'Agostino. Ecco, credo che questo sia un punto, ecco, molto anche importante rispetto proprio al fatto di capire che cos'è lì questa ingiustizia. Un'ingiustizia che c'è, ecco, quando noi facciamo fuori questo bisogno che noi siamo e che di conseguenza poi ci porta, quando facciamo fuori questo bisogno, anche poi a viverle, a commetterle delle ingiustizie. Ecco, questo è importantissimo, se per quello che ecco, vedo e che ho imparato questa sera. Ecco, se non fosse questo tipo di ingiustizia qui, Shabazz non potrebbe affermare come afferma, come possiamo trovare nel suo testamento spirituale, nel foglio che ci è stato consegnato, non potrebbe affermare quello che dice. E dice questo, dice: mi è stato richiesto di porre fine alla battaglia, perché più volte, no? Magari a partire anche dai suoi stessi familiari, da voi, ma poi anche da altri che non volevano che lui continuasse questa battaglia, ecco, gli hanno chiesto di porre fine a questa sua battaglia, ma lui dice: ma io ho sempre rifiutato, persino a rischio della mia stessa vita. La mia risposta è sempre stata la stessa: non voglio popolarità, non voglio posizioni di potere, voglio solo un posto ai piedi di Gesù. Voglio che la mia vita, il mio carattere, le mie azioni parlino di me e dicano che sto seguendo Gesù Cristo. E allo stesso modo quello che lei ci ha testimoniato questa sera, perché evidentemente, ecco, così come lo diceva anche a dei nostri amici, ma come stasera ha continuato ad affermarlo, lei ha detto: io non ho paura di morire, tanto prima o poi, e ce lo ricorda San Gregorio, dovrò morire. E non mi importa se questo magari possa accadere per mano di qualcuno, ecco, anche per mano magari di terroristi o per altro. Ma l'opera di Shabazz deve andare avanti, non può arrestarsi. E anche osava dire questo: se la nostra famiglia venisse annientata, chi potrebbe guardare il popolo pakistano? Ecco, una cosa così non si può inventare. Ecco, anche perché poi, ecco, c'è proprio una credibilità davanti ai nostri occhi. In chi potrebbe questo popolo riporre le proprie speranze? Quindi, anche se io dovessi morire, voglio che quest'opera continui. E mi domandavo anche rispetto proprio a questo, mi ristupivo prima mentre eravamo a cena, proprio, ecco, di vedere questa nostra amicizia, a cosa sta portando, a che cosa potrà portare.
Ecco, avviandomi proprio alla conclusione, però desidero ancora dire questo, aiutando tutti a star dentro con la propria vita, perché ecco, non è qualche cosa che ecco, riguarda qualcuno o riguarda la vita di qualcuno che vive in luoghi particolarmente pericolosi e che magari ci portano forse ad essere anche più semplici, più immediati, ma riguarda ciascuno di noi. Perché San Gregorio dice: saremmo sballottati dai marosi della vita, schiacciati dentro i nostri limiti e le nostre fragilità, nella tirannide della ciclicità naturale dell'esistenza umana, per fare la stessa fine degli animali. Ma che cosa abbiamo più degli animali? Che cosa ci strappa da una vita meramente naturalistica e soggiogata da una ciclicità senza fine che attende solo la morte? E questo ci riguarda tutti. Niente e nessuno tranne Cristo, ma Cristo c'è. Dunque l'uomo ha tutto ed è salvato in tutta la sua dimensione umana. Ecco, questo abbiamo toccato, abbiamo visto, ho visto, ho toccato questa sera, e questo vale per ognuno di noi, dentro ogni condizione di vita che siamo chiamati a vivere, senza magari arrivare, ecco, al martirio, ad essere chiamati, perché è una chiamata quella del martirio, ma dentro una vita ordinaria, dentro una giornata ordinaria, laddove tutti si deluderebbero in una giornata ordinaria, laddove tutti obietterebbero di fronte alla malattia, di fronte alla morte, di fronte ad un contratto di lavoro magari che non si conclude come avremmo sperato, ma basterebbe ancora di meno, cioè di fronte ad una giornata storta, che inizia in modo storto, noi possiamo affermare che c'è qualcuno per cui possiamo vivere tutto in modo umano. Ecco, questa esperienza di amore di Cristo alla sua creatura ci è stata resa visibile questa sera dall'esperienza e dalla testimonianza, ecco, di testimoni credibili. E allora desidero, ecco, concludere questo incontro pregando innanzitutto per Shabazz, pregando l'eterno riposo per lui e per tutte le persone che, come lui, dietro a lui, stanno dando la vita, hanno dato anzi la vita, proprio per affermare Gesù nel Pakistan, in terre, ecco, dove si vive così. E, ecco, per cui vi chiedo proprio, ecco, di alzarvi in piedi e di pregare insieme l'eterno riposo. L'eterno riposo dona a loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. E chiedo anche di pregare, ecco, per ciascuno di noi, proprio per dar lode al Signore, il gloria al Padre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen. Io ringrazio innanzitutto il dottor Battì, ecco, per quello che ci ha donato, per quello che abbiamo ricevuto. E ringrazio, ecco, ciascuno di voi dell'ascolto, della partecipazione. Ecco, uscendo nel punto libreria potete trovare vari libri che parlano della storia di Shabazz. Abbiamo anche, ecco, consegnato questo foglio che vi chiedo di portare a casa e di conservare proprio per l'aiuto che è per la nostra vita. E uscendo poi ci sono delle nostre amiche con delle cassette nelle quali potrete, chiaramente se volete, lasciare un contributo che andrà a sostegno di tutti i bisogni delle comunità cristiane e cattoliche nel Pakistan, a sostegno di tutto quello che il dottor Battì, ecco, sta facendo proprio per affermare Gesù ovunque. Vi ringrazio e ecco, vi invito poi a rimanere con noi ancora per un po', perché ci sono ecco, questo luogo è vivo, è caldo di questa amicizia, di questo calore, ecco, che ci rende amici, che è il calore di Cristo. Quindi possiamo ancora rimanere e vi invito tutti a vivere questi giorni con noi. Vi ringrazio ancora e ringraziamo ancora il dottor Battì. Grazie.
Dopo mi mandate le foto. Ciao. Ciao. Come stai? Bene, sì, sì. Bene. Bene, bene. Dottore, la sua conferenza la trasmetto su Telemaria. Sì. Può registrare e riprendere? Sì, io lì l'ho lasciata. Comunque, grazie. E grazie per il suo fratello. I primi cristiani, a coloro che pativano quello che ha sofferto suo fratello, cioè il martirio, mettevano subito davanti la parola San. Quindi io lo prego, non è che io prego suo fratello, io chiedo a suo fratello di pregare per noi. Sì. Perché sicuramente il battesimo di sangue è subito una canonizzazione già in atto. Infatti, prima del pronunciamento della Chiesa. Uno dei cardinali che è venuto in Pakistan l'anno scorso, qua da Roma, che era venuto, io da cardinale lo ringrazio di sue preghiere. E allora guarda, io ho pregato Shabbat, così, che mi ha stato bene. Cioè, questa è la sua parola. Possiamo dire San Shabbat, sicuramente. Sì, c'è comunque il Vaticano, da causa del suo martirio, ci devono passare 5 anni, ma comunque e la, recentemente è stata proiettata un programma su Rai 1, sua Amazon. Sì, che ero anche, sì, che anche ho fatto quel testimone, che hanno principalmente discusso sulla vita di Shabbat. Questo sarebbe un percorso per io non lo vedo come santo, come visto sempre come fratello, esatto, più piccolo, mi sembra un po' è stato lì, uno mi ha fatto una domanda a New York, infatti è stato bellissimo con lui anche lì, c'erano gli italiani a New York che hanno fatto la... allora c'erano quasi centinaia di famiglie che erano invitate. Ma uno ha detto che cosa penseresti se un domani il fratello diventasse santo? Cioè, effettivamente io non immagino questo. Io ancora immagino come sì. Sei strano. Però vedi che è così. Guarda che qualche miracolo lo farà a Shabbat. Lo fa. Questa è percezione. L'ho fatto parecchi. Cioè, già sì, questo è un miracolo, no? Il fatto sì, che... con me che il fatto che io stia in Pakistan è un miracolo. C'è un miracolo. Io quando ero normale, nel senso lavoravo, andavo in Pakistan per una settimana e volevo sempre tornare anche qualche giorno prima perché non stavo bene. Adesso che in quel momento anche avevo delle, diciamo, stavo per le vacanze, adesso sono lì e non è che, anzi, questo è, diciamo, un cambiamento che non capisco neanche. Sta già, sta lavorando. Posso fare una foto insieme? Che sì, come no? Grazie. Anche la signora la sua... Dani, prego. Ah, aspetta che... Allora, metto via la... Anche con Barbara, che è la mia collega di religione. Ah, sì. Segniamo religione insieme. Bene. Ave Maria.